siamo a Lussemburgo col sindaco, il nostro sindaco di Orvieto, Giuseppe Germani, un'occasione straordinaria, Orvieto in grande spolvero, al Museo Nazionale di Arte e di Storia del Lussemburgo per presentare Orvieto con una mostra straordinaria curata dalla professoressa Stopponi, ma con il supporto anche dell'intera città, di tutti i soggetti istituzionali, naturalmente il comune, ma anche locali economici. La novità straordinaria, sentiamo le prime parole dal nostro sito. Beh, una bellissima location qua a Lussemburgo, un'accoglienza meravigliosa, ci sono le massime autorità della città, tantissime persone, devo dire anche tantissime, diverse persone sono venute anche da Orvieto, uno fra tutti, ho visto Luca Tomassini fra le persone che sono arrivate qua, quindi una bellissima giornata che mette Orvieto al centro di questo bel mondo, io voglio dire dell'Europa, e quindi una grande soddisfazione per me, ma una grande soddisfazione per l'intera città. E questo è probabilmente, speriamo, immaginiamo, sia il primo step per un nuovo modo, un nuovo stile, un nuovo format di presentare Orvieto nel mondo. Abbiamo un patrimonio straordinario, 3.000 anni di storia, non solo l'archeologia, il Medioevo, tutto quello che ci contraddistingue nel mondo, oggi lo portiamo fuori. Sì, lo portiamo fuori, devo dire che questo anche grazie alle risorse che iniziano ad arrivare, le ultime 2 milioni di euro presi dal Ministero. Ieri e l'altro ieri abbiamo partecipato a una grande fiera sul turismo a Mosca, quindi stiamo lavorando dopo aver risolto i nostri problemi a casa per portare Orvieto nel mondo. Grazie.